Nicole. Oh, ha parlato. Sei sicuro? Sì, ma non ci senti? Diego, tesoro. Nicole sta bene a casa, Nicole. Ma mi senti, Diego? Diego, mi senti? Nicole, è a casa, è tornata. Diego. Oh, Giada, ma perché? Diego, tesoro, amore. Dai, rispondi, Diego, su, forza. Diego. Vai a chiamare il dottor, Stefano. Oh, vado, ecco, corro. Adotto, sì? Il signor Fontana si è svegliato, ha detto solo Nicole, ma poi non risponde più. Può venire a vedere? Ok, andiamo. Yeah. Allora, dottor? Allora, vi chiedo di uscire tutti fuori dalla stanza che... Come mai? Che è successo? Oh, che non sapete? Vuoi stare calmo? Sì, sto calmo. Vi attacco l'elettrocardiogramma. Ah, ok, dai, andiamo fuori, dai. Diego, risponde. Sì, vado, corro. Ok, gli ho attaccato i fili. Adesso potete entrare senza farlo agitare, non fatemi domande, non fatelo agitare. Ok, ma dottore, una cosa, ma dice che si riprenderà? Certo che si riprenderà. Oh, veramente? Certo, veramente. Sono contenta, grazie, io la ringrazio, dottore, ho fatto tanto veramente. Oh mio patatone, vado dal mio patatino. Tesoro mio, ho parlato con i dottori, hanno detto che ti riprendi. Forza e coraggio, dai, su, forza, devi solo aprire quegli occhi, dai, amore, riprenditi, dai, su. Allora, li hanno attaccati? Oh, Marò, quanti filamenti, la madonna. Sentite, ho parlato col dottore, ha detto che ce la farà. Oh, veramente, che stai dicendo? Che mi stai per i fondelli? Ma certo che ce la farà, Ma veramente, oddio, dai. Faccela, mamma, quanti filetti qua, mamma mia, che... Parla di chi? Diego. Oh, Diego. Senti, ha detto il dottore di non fargli troppe domande, di non assillarlo. Sì, vabbè, ma lo dobbiamo svegliare con la nostra voce. Ma se ha detto il dottore, lui è già sveglio perché ha parlato prima, quindi... Se ha detto il dottore di non assillarlo, di non fargli domande. Vabbè, ma io voglio sveglio, Diego, svegliati. Ha detto di dottore, io esco fuori dalla stanza, non ce la faccio. Beh, io vado fuori con Stefano. Sì, va bene, io resto ancora un po', poi andiamo a casa. Ok. Giada? Diego, amore mio. Giada? Sì, amore, sono qua vicino a te. Mi vedi? Dove sono? Amore, sei in ospedale. Perché? Perché hai fatto un incidente, amore. Non so se ti ricordi. Perché sono attaccato a questi fili? Perché hai fatto un incidente e devi stare qui. E perché ho una maschera? Perché non riuscivi a respirare bene. Però stai tranquillo, i dottori ti hanno operato e sei non fuori non pericolo. Non mi riesco a muovere. Tu stai tranquillo, poi vedrai che fra qualche giorno tornerai quello di prima. Non sento più la gamba. No, amore mio, non ti preoccupare, tu stai qua, ti devi rilassare, tesoro mio. Quello cos'è? Amore, quello è sangue. Sì, amore, perché hai perso... Perché hai perso un pochettino di sangue. Devi stare tranquillo. Cos'è? Stai tranquillo. Cosa? Amore, devi stare qua qualche giorno. No. Stai calmo, lo fai per me, amore mio, ti prego. Non ti agitare, ti prego, sennò poi è peggio. Dai. Aspetta, vado a chiamare il dottore. Ok.
Sì, dottore, l'ho chiamata perché si è svegliato, solo che adesso è un po' agitato e si fa le domande, cosa ci fa qui, Sì, cosa è perdita successo. di memoria, ha sbattuto la Ok. testa, è Ah, è normale. normale, ok, perché mi spaventa un pochettino. Adesso gli do un tranquillizzante, però vi Amore, chiedo. c'è il dottore qua, l'ho chiamato, è arrivato. Non Sì. si preoccupi, lei stia tranquillo. Ok. Adesso io gli do un tranquillizzante, però vi chiedo di andare a casa e ce ne occupiamo noi. Ok, Potete tornare tranquillamente domani. perfetto, va bene. Posso salutarlo almeno? Sì, puoi salutarlo. Ok. Tesoro, tesoro. Dimmi. Ascolta, ci vediamo domani, amore mio. Io No, mi vado. lasci qui. E allora, io vado a casa perché ci Non mi sono i lasci qui. bimbi. Vado anche da Nicole. Domani viene anche di no Nicole a trovarti. Ok? Veniamo tutti a trovarti domani, eh? Tu stai buono, non ti muovere e no, non ti puoi muovere, beh, non si può muovere. Sì, ridiamo un pochettino, tesoro mio, dai. Ci vediamo domani, ciao, amore No, no, non si preoccupi, ha solo fatto un incidente e adesso stia tranquillo, stia tranquillo. Sorellina, cosa stai facendo? Ah, no, niente, mi stavo un po' lavando le mani perché avevo le mani sporche. Chissà la mamma e chissà papà come sta. Speriamo bene. Non vedo l'ora che tornino. Che pizza. Infatti, poi non siamo. Io volevo andare a vedere papà. Vabbè, adesso vediamo cosa ci dice la mamma Magari quando domani ci possiamo andare. torno. Boh, non lo so, non si sa niente, E se non non ci c'è. fanno andare? Non lo so, cosa, sorellina, non lo Dobbiamo so. aspettare. Aspettiamo. Ma Sì. quando arrivano? Siamo arrivati? Ah, mamma! Ma siete da tanto che siete fuori? Vabbè, quello è il tempo che ci vuole. Allora? Allora, papà, l'hanno operato. Ma come sta? Si è svegliato. Si è Non, svegliato? sì, era in coma, però si è svegliato. Ha detto al dottore che si riprenderà. Si è rotto la gamba, ha battuto la Ma possiamo testa. andarlo a vedere? Con calma, una cosa alla volta. Volevi che sapere come stava? Non lo so io. Ma non possiamo andarlo a vedere? Sì, domani andremo tutti. È perché adesso non possiamo? No, adesso no, perché le hanno dato una cosa Un per calmarlo. tranquillizzante. Un tranquillizzante. Sì, c'è ragione. Un tranquillizzante perché si stava Perché un agitando. tranquillizzante? Perché si stava agitando. Non E mi fare perché si stava agitare. Ho agitando? bisogno anche io di un tranquillizzante. E perché si Dov'è? stava agitando? Perché non, aveva perso la memoria e non sapeva Ma dove cosa ha era, cosa ci detto? voleva. Quando si è svegliata ha detto solo Nicole, Nicole, dove sei, Nicole? Un combinato, un casino. Oh, Ah, meno oh, male meno che male, adesso sono si è contento, ma lo sai come svegliato. sono contento io? Non ti immagini neanche quanto. Adesso puoi stare tranquillo, possiamo stare Sì, non tranquilli. vedo l'ora che arriva a casa. Non vedo proprio l'ora. Allora, com'è andata? Come sta Diego? Allora, Come l'avete trovato? Cosa è oh, successo? sei arma però, per favore, che Io sono inter. rimasta a casa, io volevo venire anch'io, però non potevo venire perché dovevo stare in Doma casa con domani ci Davide. andiamo tutti quanti. Comunque, Diego si è svegliato, è Sì, stato Diego. operato e mo sta Infatti. meglio. Domani comunque Sì, non vabbè. stiamo a raccontare tutta la Infatti. bambagia, perché qua è lunga la trafila, oh. È sempre lunga, è tutta da Io voglio raccontare. sapere, però. Oh, e vieni tu, devo raccontare. Arriva un altro, devo raccontare. Arriva quell'altro, devo raccontare. Allora, riuniamoci tutti insieme e raccontiamo un unico fatto, no? Unica volta, no? Che famo? A ogni singola persona andiamo a raccontare tutto, cioè, finisce il fiato, no? Ma E io ero su, e tu? preoccupata a casa, E che venivi prima, no? Quando hai sentito siamo arrivati, tu venivi qua e chiedevi insieme a Nicole e a Melissa. No, mo Ma io arriva, stavo mettendo a bello. letto Emma e Leonardo. E ho capito, e allora, e su, Loro andiamo, e non lo su. sanno neanche. Ho capito. Mamma mia, comunque sta bene, non preoccuparti. Allora, come l'hai visto? Cioè, come sta adesso? Agitato, adesso è agitato. Immagino. Ora, Poi si è detto che ha perso la memoria, non si ricorda sì, che cosa è speriamo, guarda, successo. che va di tutto bene. Comunque adesso io ho voglia di farmi una doccia, Io mangio invece ho una qualcosina. stanchezza perché mi sto gonfiando, guarda, Eh cioè, sì, si infatti. vede, comunque io. Oddio, Ora non si bussa neanche più? io sono preoccupata perché chiamo al telefono di mio figlio e mio figlio non mi Dopo risponde.
giornata stressante, arriva l'incubo alla sera. Cosa vuole? Sì, cosa vuole? Mio figlio non mi rispetta il telefono, quindi sono venuta direttamente a casa sua. Ah già, è vero, lei non sa niente. Oddio, ma che... Oddio, oddio. Allora? Diego! No. Vieni subito giù! Oddio, dov'è Stefano? Stefano! Diego! Stefano! Ah, è successo? Diego! Non so Diego io. Che ce fa qua sta mister Pisella? Mio figlio non mi risponde al telefono, quindi sono venuta direttamente a casa sua. Come suo figlio non risponde? Ma che non lo sa lei? No. Ah, non lo sa lei. Cosa non so? Io dici tu, io vado. No. Stefanino, stai qua con me a dirglielo che tu sei più forte, io so forte. Cosa è successo? È successo che si è rotta la canna recente. È successo. Dov'è che... Dov'è Diego? Diego, giusto. Lei sta cercando Diego. Sta cercando Diego. Diego è in ospedale. È in ospedale. L'avete fatto andare in ospedale? No, c'è finito lui, è in ospedale. Come c'è finito lui? Ha fatto un incidente. Oddio! Non ha manco finito di parlare. Oddio! Ma faccia finire di parlare, no? Un incidente ha fatto! Sì, ha fatto un incidente. Quello stupido non lo sa neanche di guidare. Ecco. No, devono togliere la patente a lui, ecco. Ma ci fa o c'è questa? No, ci è, mi sa che c'è. E comunque adesso sta bene. Comunque prima o poi lo sapevo che doveva fare un incidente quello. Oh, che fa? Porta sfiga? È lei che ha portato sfiga? Capito? No, perché lo sapevo che quello lì è uno stupido. Ma che quindi... sapeva lei? Ma che sapeva lei? Lei non sa proprio niente del suo figlio. Lei arriva qua dal mondo, non so da che mondo arriva, e pretende di conoscere suo figlio. Suo figlio non lo conosce proprio, quindi per favore, se leva, va, se leva. Aria, comunque, aria. Adesso dov'è? Io ho già detto. Devo andarci a parlare. No, non si può parlare, mo. Perché gli hanno dato... No, adesso ci vado io, e come? Dimmi l'ospedale. L'ospedale. Allora, ha detto il dottore che non può parlare con nessuno. Gli ha dato un sedativo per farlo dormire. Capito? Perché era agitato. Quindi, mo, anche se va là, No, però con la sua voce si sveglia. No. Anche se va là, non la fanno entrare. E poi, si figuri se... Basta che apre bocca, lei la cacciano. Quindi, ce va di un altro giorno. Magari fra 2 mesi, ecco. Così non trova nessuno. Ma per favore, va. Ma guarda questo. Ma se ne vadi. Aria sporca qua, non ne vogliamo. Dai, puzza. No. Puzza, c'è io, no, io aspetto qua allora. Ma che aspetta là? Oh, ma che sei, va. Domani mattina, visto che adesso non può parlare lui. Vabbè, domani mattina. E se ne va a casa sua. Qua. Ma che sta qua? Aspetta qua che vengo con voi. Ma no, ma che venga con noi. Ma torno qua oggi. Ma che sta pazzendo? No, non ci siamo, no. No, dormo qua. Fuori. Dormo qua. Fuori. Lo aspetto qua. Fuori, aria. Puzza l'aria. Tutti che mi buttano fuori qua. Fuori. Maleducati. Fuori. Mi è venuto risorto. Un leggero mal di testa. Un pesante mal di testa. Ok, risolto il problema, comunque. Risolto il problema. E quindi deve venire anche lei domani all'ospedale? Mamma mia, siamo a posto, va. Ma Diego lo fa impazzire. Ah, non ci pensiamo. Ah, oh, ci penso. No, ma ci dobbiamo pensare. E come facciamo? Ah, boh, non lo so. Mamma mia, aiutatemi.